Ciao! Tutti sappiamo che l'uso di cuffie e auricolari ci impedisce di percepire correttamente i rumori ambientali, infatti in auto sono vietati. A me capita spesso di usare le cuffie per lavoro ed è capitato spesso in passato di perdermi dei rumori importanti, come il suono del cellulare, del citofono, eccetera. Da qualche mese io adotto una soluzione che trovo veramente azzeccata e molto economica. Ho acquistato un piccolo VU meter a LED, che possiede una capsula microfonica sensibile e funziona con i 5 volt dell'USB attraverso connettore micro USB. L'ho pagato 2,30 € compresa spedizione e funziona bene. Possiede anche una regolazione digitale della sensibilità del microfono con memoria. Adesso quando uso le cuffie collego questo piccolo VU meter al computer o ad un qualsiasi power bank e posso tenere sott'occhio i rumori ambientali, anche quelli più fievoli. Riesco anche a percepire la presenza di una persona nella stanza, cosa impossibile prima. Ottimo! Naturalmente gli usi che si possono fare sono molteplici, ma vediamo il VU meter in dettaglio. Dunque, adesso è impostato alla massima sensibilità. Fisicamente troviamo, oltre ai LED, qui una capsula microfonica. Poi sul retro, oltre ai componenti elettronici, troviamo qui alla fine questo piccolo pulsantino. Serve per entrare nella modalità di impostazione della sensibilità. Bisogna tenere premuto per qualche secondo. Ecco. Qui adesso mi segnala il livello di sensibilità. Praticamente quando i LED sono qui quasi tutti spenti, vuol dire che ha la massima sensibilità. Se premo il pulsantino, vedo che aumenta la scala dei LED e diventa sempre meno sensibile. Quando arriva all'ultimo, tutti accesi, cioè il dispositivo, il microfono è meno sensibile. Quindi teniamo premuto poi per 2 secondi, ecco, ha memorizzato il nuovo valore. E vediamo infatti adesso che praticamente i LED si muovono, quindi è meno sensibile il dispositivo. Quando togliamo l'alimentazione, comunque i dati, cioè le impostazioni della sensibilità rimangono memorizzate. Infatti quando lo alimentiamo vediamo che mi indica il livello di, cioè quello che è apparso all'inizio per un istante e il livello di sensibilità memorizzato in precedenza. Infatti riproviamo, quasi tutto è acceso.